Ben ritrovati ad una nuova puntata dei Grest. Oggi ci troviamo nel patronato San Pio X di Cavarzere per conoscere questo Grest molto spettacolare dedicato al Mago di Oz, un Grest a cui partecipano i bambini, i ragazzi dalla scuola materna alle scuole medie. Moltissimi sono anche gli aiuti animatori, pensate, sono circa 260 ragazzi e bambini coadiuvati ed aiutati da circa 140 animatori. Innanzitutto, per iniziare, volevo un ciao dai nostri bambini e ragazzi. Cucuriamo su, andiamo in patronato a Grest. C'è la storia di un mago che si può divertire. Ci divertiremo, giocheremo insieme. Siamo con padre Pietro Bettelli, responsabile del Grest del patronato San Pio X di Cavarzere. Allora, questo Grest è un po' particolare, i doni della Felicitoz, cosa significa? La vicenda, la storia è ambientata insieme alla storia del Mago di Oz, e la storia del Mago di Oz ha diversi spunti molto belli, interessanti, per cui i personaggi ricercano ognuno qualcosa per essere felice. Dorothy vuole tornare a casa, la Spaventapasseri vuole un cervello, il Taglialegna vuole un cuore e il Leone vuole il coraggio. Sono tutti gli ingredienti che rendono un po' più felice la vita delle persone, e quindi sono i doni della felicità, ma dato che c'è il Mago di Oz, della Felicitoz. Uomini a filibusta, parados! Al puente! Al puente! Fuero! Fuero! Ok, ma se il capitano lo dice sottovoce, voi rispondete sottovoce. Quindi se il capitano dice: uomini del filibusta, parados! Al puente! Fuego! 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 Siamo con il Mago di Oz. Questi bambini, li ha conosciuti? Come sono? Beh, certamente sono vivacissimi, come del resto tutti i bambini. Anch'io da bambino ero vivace, adesso un po' meno, ma con l'umidità pensavo che crescessero un po' anche i capelli del mago che mancano, ma niente da fare. Purtuttavia mi adatto e voglio essere anch'io come loro. Che cosa sta insegnando a questi bambini? Beh, lei sa che il ruolo del mago nella vivacità del Grest è quello di essere presente come un mago piuttosto cattivo ed attento, ma anche buono. E naturalmente cerco di insegnare e di mettere in risalto attraverso le attività, ma soprattutto la bravura degli animatori, i temi che vengono proposti, il tema dell'amicizia e soprattutto il tema della conoscenza della felicità e il ritorno alle radici, cioè il ritorno in se stessi, dove si trova tutto il bene che il Dio ci ha dato. Allora, volevo proprio sentire da qualche bambino, da qualche ragazzino se la conosce bene, ma questo Mago di Oz com'è? Buono. Buono. E che cosa vi ha insegnato? Cosa avete fatto con il Mago di Oz in questo periodo? Cantato. Quanti altri personaggi ci sono oltre al Mago di Oz? Spaventapasseri, Leone e Taglialegna, Dorothy e dopo Toto. La figurazza, la figurazza, aveva dente, non te lo pretende. Surazza, 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 quarta e ultima strofa. Tanti bambini, ma anche tanti animatori. È una specie di fucina di animatori in realtà questo Grest. E la parte più interessante è sono la parte dedicata agli animatori, perché pensiamo che più hanno possibilità di fare esperienze di volontariato, più è una ricchezza nel loro bagaglio personale. Poi magari non tutti continueranno, però è importante che tanti facciano un'esperienza di un periodo di servizio. Un gruppetto di aiuto animatori e animatrici, che state cercando di convincere loro a giocare? È così? Sì. E come fate a convincerli? Qual è il segreto? Parlargli, dirgli che bisogna giocare. Ma che cosa significa fare l'aiuto animatrice? Vediamo chi me lo sa dire. Aiutare gli animatori a tenere i bambini. Ma è la prima volta che lo fate? E che esperienza è, com'è? Esperienza nuova. Ma in particolare che cosa fate durante il giorno? Siamo dietro i bambini,
Li aiutiamo. Ma alle nostre spalle ci sono i vostri colleghi aiuto animatori. Che cosa stanno facendo? Stanno giocando. Perché noi aiuto animatori siamo divisi in un periodo, cioè siamo del tempo, stiamo ancora tipo come siamo in fascia, e invece quindi con i bambini invece altro tempo giochiamo come se fossimo ancora dei ragazzi. Ma quanti anni avete? 14. Mi intrometto nel vostro gioco per capire che cosa state facendo. Si chiama Western. E cioè? Praticamente allora le due squadre si mettono in cerchio, io sono diciamo il pistolero, devo colpire un ragazzo, il ragazzo colpito si deve abbassare e si troveranno un ragazzo della squadra degli Oregon e un ragazzo della squadra dei Florida. Il ragazzo che sparerà per primo al ragazzo della squadra avversaria verrà eliminato. Ci fai vedere come si fa? Sì, stavamo facendo il duello in finale, se vuole guardare. Pronti? Un passo, un altro passo, due passi, un passo indietro, via! Ecco. Adesso vince il ragazzo, dai! Ha vinto il ragazzo di Florida. Cari ragazzi, mi intrometto per capire che cosa state facendo, che gioco è? Si chiama Quattro Castelli. E come funziona? È tipo baseball. E praticamente i ragazzi devono girare attorno ai quadrati e rientrare nella propria base per fare punto. Andiamo a sentire come sta andando questa partita? Bene. Chi sta vincendo? Non si sa ancora. Però possiamo ancora farcela. Ma e dovete arrivare fino alla base di là? Esatto, dobbiamo fare il giro delle basi e arrivare in questa e così appunto. Ma quanti punti avete? Non lo so, bisogna chiedere agli arbitri. 4. Però penso 4. Siete la squadra di? California! Che significato ha questo Grest per un territorio come quello di Cavardere, per una parrocchia come quella di Cavardere? Noi continuiamo la tradizione che credo sia decisamente antica. Il Grest deve avere 30 anni, se non 35 anni. È un appuntamento atteso, è un appuntamento così molto anche gratificante perché abbiamo l'impegno di tante persone e anche l'approvazione delle famiglie. Il significato è di un mese educativo, di stare insieme, di giocare, di pregare, di conoscere oltre al Mago di Oz anche Mosè. Mosè è la storia parallela e quindi cresciamo insieme per un mese all'aria aperta e in questo bello spazio che abbiamo. Vengo da te perché ho sentito che sei tu quella che sta facendo tutta la storia. Che sì. Storia è? Tipo ci sono sole e nuvola e luna e dove diciamo una storia, i bambini sono in prima fascia e devono andare sul cerchio dove io dico sole e vanno su sole, nuvola su nuvola e luna dove è la luna. E chi sbaglia? Gli ultimi due sono eliminati e restano con i pochi bambini, l'ultimo vince insomma. Ci ricordi che cosa significa prima fascia? Sono i bambini della quinta dell'asilo e prima e seconda elementare. E tu è il primo anno che fai l'animatrice? No, sono 4 anni che faccio l'animatrice e ne ho fatti tutti quelli prima da animata. E com'è il Grest di quest'anno? È bello perché i miei amici si divertono un sacco, poi ogni anno cresciamo sempre di più e siamo una grande famiglia comunque perché ci divertiamo così anche noi animatori alla fine, quindi è anche un passatempo per noi adulti. Ci fai sentire un po' la storia così vediamo cosa fanno anche loro? Sì. Siete pronti? Un giorno le tre amiche andarono da Fratello Sole. Ma un giorno le tre amiche fecero amicizia con Sorella Nuvola. Con il Mago di Oz e con tutti questi bambini animatori si chiude la nostra puntata del Grest. Naturalmente a tutti loro facciamo una buona estate e spero che anche loro vogliano augurarci una buona estate.